Bentornati a questo nuovo episodio di tutorial targato HPV for Learning. Oggi siamo sempre su Premiere Pro e andiamo a continuare la nostra serie sugli shortcut. Ma quanto è bello il taglia e cuci! Oggi impareremo un sacco di shortcut per tagliare e cucire al meglio le nostre clip. Andiamo! Ok, andiamo subito a vedere il primo shortcut. Quando vogliamo creare un nuovo punto di montaggio, alle prime armi tendiamo sempre ad usare il pannello strumenti e quindi per tagliare strumento lametta, volendo shortcut C, e andremo ad eseguire i vari tagli che vogliamo eseguire. Ecco, questo comando alla lunga, soprattutto se si devono fare molti tagli, diventa sicuramente scomodo. Andiamo a vedere come emulare esattamente questa funzione con uno shortcut molto semplice, quindi senza andare mai a cambiare il nostro strumento. Con Command K, ad esempio, potremo realizzare un taglio semplicemente utilizzando questo shortcut senza dover assolutamente cambiare strumento. Vi ricordo, nel caso in cui qualcuno di questi shortcut non fosse impostato di preset sul vostro Premiere, premiamo sulla scritta di Premiere Pro e arriviamo a scelte rapide da tastiera. Come vedete c'è la possibilità anche di eseguire lo shortcut, quindi possiamo andarcelo a vedere in questo pannello. Come vedete, se andiamo sulla K e premiamo Command, ci sarà aggiungi montaggio. Ovviamente non dovesse piacerci questa scorciatoia da tastiera per questa funzione, potremmo benissimo cambiarla, quindi andiamo a eliminarla da qui, andiamo a cercare aggiungi montaggio e quindi potremmo, una volta trovato, tranquillamente andarlo ad aggiungere al tasto che vogliamo, in questo caso ad esempio Command più spazio. Sicuramente può essere una soluzione molto utile e comoda. Quindi andiamo subito a vedere la seconda scorciatoia da tastiera che veramente vi cambierà l'esistenza. Quindi cosa andremo a fare generalmente per tagliare una porzione di video? Andremo sicuramente a realizzare un montaggio, tagliare la porzione di video interessata e poi ci ritroveremo con questo buco. In questo caso andiamo a selezionare, tasto destro, elimina salti. Questo è il processo basico per andare ad eliminare porzioni di video. Ma andiamo a vedere subito qual è la funzione fantastica che vi permette di realizzare questi tagli di montaggio con un solo tasto, ovvero Q. Infatti, andando a selezionare una delle clip e premendo Q, andremo immediatamente a creare un taglio e a trascinare tutto il resto del lavoro, tutto attaccato all'altra clip. Quindi andremo automaticamente a creare un montaggio e ad eliminare i salti. Questo è davvero utilissimo, sempre secondo me nel montaggio di lunghi parlati, dove ci ritroveremo a realizzare questo tipo di funzione molto spesso. Ok, come abbiamo visto però Q ci permette di cancellare una porzione di clip partendo dal taglio precedente che è sulla sinistra, quindi a inizio timeline, e tagliando la porzione che fa da inizio clip fino al punto che selezioniamo e quindi ci permette di tagliare quella parte. Ma se noi volessimo invece tagliare da dove il cursore è iniziato a fino alla fine della clip, beh, in questo caso basta premere W e andremo a fare lo stesso tipo di cosa semplicemente dalla parte opposta. Quindi, ricapitolando in maniera molto semplice, con Q cancelliamo da inizio clip a dove il cursore è posizionato, trascinando tutto il resto del montaggio fino a quel punto. Invece con V andiamo a cancellare la porzione della stessa clip dal cursore fino alla sua fine e trascinando tutto il resto del montaggio in maniera automatica. Ok, nel caso in cui ci trovassimo in una situazione del genere con diverse clip e volessimo tagliare in linea retta tutto ciò che sta sotto il cursore con un unico comando, generalmente per fare ciò selezionereste il vostro taglierino e andreste a tagliare clip una alla volta. In questo caso avete due opzioni per fare tutto molto più rapidamente: selezionare tutte le clip che volete tagliare e premere Command K per tagliarle tutte assieme, oppure ancora molto più semplice, se volete tagliare tutte le clip della timeline, quindi anche le tracce sonore che ci sono sotto, andiamo a selezionare il nostro taglierino e premendo Shift, vedete come apparirà quella linea bianca, e andrete a tagliare tutte le tracce insieme. Ok, mettiamo di aver già realizzato il nostro montaggio, è tutto perfetto, è pronto per essere esportato, ma vogliamo andare ad aggiungere il nostro logo, ad esempio, a inizio video. Per farlo, generalmente, quello che andremo a fare è prendere questo logo, trascinarlo, ovviamente nel punto in cui vogliamo inserirlo, poi selezionare tutta la timeline,
e andare a trascinare la timeline per poi crearci lo spazio per inserire il nostro logo per averlo all'inizio della timeline, andando poi a riselezionare tutto, chiudere gli spazi. Insomma, un procedimento abbastanza lungo per una funzione molto semplice, ovvero quella di andare ad aggiungere un logo all'inizio. Bene, vediamo subito di scoprire qual è il comando che ci permette di velocizzare assolutamente questa operazione. Se noi premiamo comando control sulla nostra tastiera e trasciniamo la clip interessata, come vedete apparirà quella linea seghettata. Se noi andiamo a rilasciare il nostro mouse, come vedrete ci avrà spostato la clip nel punto interessato e avrà spostato di conseguenza tutto il resto della timeline. Andiamo a vedere un altro esempio. Se volessimo spostare questa clip ad esempio in un altro punto del video, spostando di conseguenza tutto il montaggio, come vedete, immediatamente questa opzione sarà possibile tramite questo semplicissimo shortcut. Andiamo a vedere un'altra opzione di spostamento davvero incredibile. Ecco, mettiamo caso di voler spostare in basso questa clip. Abbiamo ritagliato lo spazio per questa clip e la andiamo a spostare. Dobbiamo ovviamente trascinarla col nostro mouse. Solo che non sempre quando si hanno tante clip è un procedimento così semplice. È capace che magari spostandola per errore si finisca per creare uno scarto, quindi andare a sovrapporre la clip. Insomma, è molto facile creare dei buchi, dei frame neri. Bene, con Option e le nostre freccette, le nostre amate freccette della tastiera, possiamo spostare tranquillamente dove vogliamo all'interno della timeline in maniera super precisa le clip da una traccia all'altra. E anche per oggi è tutto, continuate a seguire questa serie di tutorial targata HPV4Learning per continuare ad imparare e a conoscere gli strumenti fondamentali per velocizzare il vostro editing video con Premiere Pro. Thank you.